Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Apriamo con un aggiornamento sul duplice omicidio-suicidio di Riposto in provincia di Catania. Durante l'interrogatorio del GIP Luciano Valvo, un 55enne fermato dai carabinieri per concorso in omicidio ha dichiarato di essere innocente, di aver soltanto dato un passaggio in auto a Salvatore Lamotta, l'ergastolano colpevole degli omicidi delle due donne. Continuiamo con la cronaca. I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno arrestato un uomo di 47 anni con precedenti penali per accuse di maltrattamenti in famiglia, persecuzione ed estorsione. La pattuglia di militari è intervenuta a seguito di una richiesta di aiuto da parte di una giovane che stava viaggiando su uno scooter. La ragazza ha informato i carabinieri che sua madre e tre sorelle erano state aggredite e chiuse in casa dal padre. E adesso la politica, con la giunta regionale che ha approvato l'utilizzo di 8.140.000 euro provenienti dal Ministero per la Disabilità per migliorare la qualità di vita delle persone con spettro autistico. Il programma dell'assessorato alla famiglia e alle politiche sociali prevede diverse iniziative, tra cui l'assistenza sociosanitaria attraverso voucher, percorsi di assistenza alla socializzazione, supporto degli enti locali per le attività scolastiche. Infine un aggiornamento sui dati Covid. La Fondazione Gimbe ha riscontrato un miglioramento dell'incidenza di casi per 100.000 abitanti con un tasso di 45,2 e una riduzione del 42% di nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Il tasso di posti letto occupati da pazienti Covid in area medica e in terapia intensiva è superiore rispetto alla media nazionale. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito. E arrivederci. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevali di Acireale, la festa più bella di Sicilia.